Surgo, 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 perché surgo il re dei videogiochi, il Super Nintendo è la casa dove è cresciuto. Nintendo con surgo, Nintendo nell'alto dei cieli. Milizia di Cristo, noi siamo la milizia di Cristo, cantiamo il Super Nintendo, noi siamo la milizia di Cristo, e Cristo è Super NES, il Super NES, il Super NES, è più forte di Cristo, se lo chiedi anche a Surgo, non tutti sono d'accordo, qualcuno direbbe che è blasfemo, dire che Super NES è la casa di Cristo. E la Madonna, vabbè, sì, calma. E dicevamo, sì, pensate che oggi ho scoperto che io e Ugo Laviano abbiamo molte cose in comune. Per esempio, quando era piccolo ha detto a sua mamma: come mai non sei come la mamma di quel mio compagno di classe che è molto figa. Io in un tema avevo scritto che avrei voluto che mia madre fosse in realtà la mamma del mio amico Sebastiano. Si scoprono tante cose anche dopo tanti anni che ti conosci. Per esempio, lui ha finito in classe Super Mario Land col Game Boy sotto il banco e poi ha esultato dicendo sì! E il professore gli ha detto: vuole far ridere anche noi? E lui ha detto: solo se provi il mio Game Boy. Sta diventando una canna. È uno stornello ormai. E Cristo, non Cristo, e Surgo che giocava anche lui col suo Game Boy, era proprio come noi, era proprio come noi. E Surgo che giocava anche lui col suo Game Boy, era proprio come noi. Viva, viva il Game Boy. E Super Nintendo, da chiede punta, da chiede tacco. Super Nintendo e anche il NES, veramente molto yes, veramente molto yes. Super Nintendo, Super Nintendo e anche un po' di Mega Drive, sempre molto lontano vai se tu giochi al Mega Drive. E Gesù Cristo in croce. No, no, è buonino stai. No, vabbè, e mai quella. Era sull'area di Gobba su Pare, esattamente, la Gobba su Pare. La canzone tra l'altro trasversale di tutto il nord, ma forse c'è anche il sud, non lo so. Quella lì, gobba tu pare, gobba tu mare, gobba la mona de tu sorella, iera gobba anche quella, iera gobba anche quella, gobba tu mare, gobba tu pare, gobba la mona de tu sorella, un'idea geniale, cioè la vulva, proprio l'apparato vaginale esterno, come si chiama? Non la vulva, la vulva è... No, mi sa che la vulva, non la vagina interna, ma la vulva... Infatti, cioè, è la cosa corretta sarebbe dire vulva, perché non è fare... Le sinedoche genitali. Ah, un po' di battiato. Se avesse conosciuto prima la fregna, sarebbe stato meglio. Avrebbe fatto tante canzoni, tipo muovi in alto la mano, sono il tuo capitano, sono il capitanoncino, eccetera, eccetera. Invece no, invece ha scoperto prima la stagione dell'amore. Io lo sai che sono comunque ipnotizzato da Super Mario World quando... È bellissimo. È bellissimo, infatti adesso giocheremo a Super Mario World, Real Hardware, Real Super Nintendo, Real Surgo, Real Kenobit, Real Bizboch. It's real! Allora, abbiamo di tutto, abbiamo una scena prontissima. Allora, ho fatto le scene per le notturne e sono Kenobizboch by Night, Front... E che vi succede by night? Tate! Ah, eccoci qua! Tate! Allora, eccoci basta fare qua. Tu scompari. Esatto, infatti. Esatto. Loredana Tate. Potrebbe essere. Buonasera. Bene.
Dicono se ci sono anche dei real Mosconi. No, perché siamo cresciuti questo lockdown. Esatto. Nel frattempo, grazie Masci per la sub, grazie Snow Penguin per la sub, grazie anche a tutti i follow, grazie a Renegade, grazie a Turboids, grazie a tutti. Grazie a Just Things che dice, ah sì, you're a man of chiacchia as well. Molto bello. Allora, qua c'è Super Mario Bros. L'audio, dovete sentire l'audio, cioè... Questo è Super Mario Bros, Super Mario World, giapponese, tanto, quanto è bella... Quanto è bella anche dietro, bello. Anche dietro è bella perché c'ha, racconta bello. una storia. Allora, questa è la carta di Super Mario World con dietro l'adesivo di dove l'ho presa, che è Trader a Trader G6. A Top Trader. Tra l'altro pagata una stupidaggine perché ce n'erano tante. A saperlo dovevo prendere una di quelle cartucce del Satellaview con ancora le cartuccine, non sapevo, non ho fatto un 2 più 2 di capire che quelle erano le carte Satellaview. Però con Satellaview poi è un casino, nel senso che... No, però hai presente che c'erano Super Family Grande, per esempio, era un gioco scaricabile da Satellaview ed era un gioco per Super Nintendo, quindi secondo me ci sono su quelle cartuccine lì trovi anche lo Zelda moddato, magari decine di cose strane. E comunque voglio dire, sono profondamente offesa che Babic sia rimasto a Milano nel weekend per la Games Week e non per il mio compleanno. Comunque. No, comunque la Games Week è una merda, nel senso. sei andato diplomatico. No, vabbè, nel senso, cioè, bellissimo, è stato incontrare. Recensione in breve. È una merda. Il nostro rispetto. Ma è stato bellissimo incontrare i nostri amici. Live è stata una figata, è stata la svolta, perché sennò era veramente tipo cosa ci sto facendo qua, un vecchio de merda in un posto de merda, quindi... Allora, abbiamo una selezione di... Professor diplomazia! Un saluto a tutti gli organizzatori. Per la pagina della cultura! Esatto. Francesco Bicci non è un vecchio VOD, sta succedendo live! Esatto! Sta succedendo. Ho dato una bottarella allo SNES. È successo live, esattamente. E lo SNES se ne va, attenzione. A confermare la veridicità. Ah, è che lo SNES non era pronto alla cartella. Tutto l'amore. Magari che non balla, ecco. C'è una cartella che si chiama Mystery Borra con una vecchia selecta di ROM speciali di Super Mario World. Ah, Mystery Borra, beh, un grande classico. Incredibile, ma mi ero dimenticato. È vero, vedi quanto come tiri a fuori la borra. Allora, c'è tiri a fuori, Super Mario World Hack versione 1, Three Islands of Mystery, 8-bit Mario World, A Second Mario Thing. Va bene, mi piace. Andiamo a vedere Second Mario. Quindi partiamo Thing. Subito con i... Ah, certo, Talk House presenta pi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 p
con Super Mario, con una musica che completamente devo dire proprio la sua iniziale, il font, no. Sì. Allora, basta. Così c'è un pappagallo. Allora, noi in realtà Surgo ti chiedo di abbassare il volume del PC, del manopolotta più grossa su quella roba rossa. La scheda, ma quella roba sopra. La tutta a destra, il manopolone, abbassalo. Noi abbassiamo così l'audio di Elgato qua e iniziamo a pregare. Senti come viene fuori il suono dalla TV. È poi, un'altra roba. Ma perché? Ma è incredibile. Cioè, dalla TV il suono dal catodico, cioè questa armonizzazione. C'è una cassa dietro, cioè una cassa di risonanza. Tra l'altro non l'abbiamo mai mostrato, ma come no? Non l'abbiamo mai mostrato perché ce l'ho tutti i giorni davanti agli occhi. Questo è Combo Completa che ha inciso il gettone di Kenobisbo. Avvergato. Vedere subito. Nel legno, capito? Punzonando. Il Gerva, che conosce la lore del canale, dice: sono contentissimo che finalmente si sveli il contenuto di Mystery Borra. Però al tempo stesso mi sento come vuoto. E infatti Avia Pervia diventa un'anguria. È inevitabile, inevitabile. Ho incontrato anche lei dal vivo. E via. Vediamo, è uno stream safe for children. Solo Super Mario ha la risposta.
Allora, demo, you're vabbè, a golden swan. We try the bed. No, ma... Fermo un attimo. È una roba. Beh, qua già c'è un lavoro con i layer interessante. Cioè... Resplendent heat shines in your brave. The devil has killed another slave. La... Peso. Cazzo, che tono dark che mi prende subito. Vedi, questo è il tutorial per farti imparare i salti. Molto bene. È già per farti capire che... Il soffitto è un po' troppo basso. È un po' basso, il soffitto qui. Ah, subito così, subito ti fa capire che... Hey, wait, demo, where are you going? All this work you're undoing. So meta. Meta. The master's gone, the artist's ruling. Well, whatever, gotta catch a Boeing. C'è un cambio di tono importante comunque. E via. Meta, perché adesso... Ah, attenzione, ci sono gli uccellini. Prima c'era il pappagallo. Allora... È una roba. Quello è il gorilla. Guarda, hai visto una specie di blob? È una roba. Perché spacchi i blocchi invece di ottenere il contenuto? Ma che senso ha? E vai sulle segrete e le distruggi. È strano. Sta giocando con le... Ha spaccato... Hai visto? Sta giocando con le convenzioni di quello che sappiamo di Super Mario World. Un pochino. Simpatico, però. Huge puzzle. Ma è fantastico, però. Scusa, questo. Ma è geniale. Questo è molto interessante. C'è del mente. È geniale. C'è del mente. Qui. Video games. What? Mystery Boy Andrea Babic. Mamma mia. Mystery Boy era super. Sì, non avevo idea. Cioè, non figura. Che cazzo, figura. Diventa Final Fantasy di colpo. Che è quella roba? Il telefono. Enter a Jerome Risk. Va bene. C'è anche un po', secondo me. Ma la musica? Sì, ma è quella follia un po' alla. Alla. Come cazzo si chiama quello? Dai, il gioco quello che piace a tutti. Quello. Capito? Quello indie che piace. Undertale. Sì, c'è un po' di Undertale. Sei morto toccando un piccolo pixel giallo. Questo è. A Menagerie Glass. La prossima volta la musica sulla mappa, fammela sentire. Sì, che. Ok, quelli ammazzano. La musichina. Sentiamola. Niente, non ce la voglio far sentire. Non voglio far sentire. Volete sentire? Ma intanto morirò molto presto, secondo me. No, ma non farlo apposta, però. Attento ai puntini gialli che uccidono. Sono delle puntine, proprio. Sono puntine, guarda, hanno anche il... Vabbè, provo io. Lei è una ragazza ciclope. Era ora. Vabbè, musica bella un po'. Allora, come si gioca questo gioco? Oh, scusa. Oh, ecco, bisogna avere un'arma, perché quelle puntine ci aiuteranno a avere un'arma. Vai via, stupido. Ecco, questo riesce a mostrare, ci interessano le fiamme. Qua potrei vincere vite su vite, ovviamente, ma non lo farò. Proviamo quelle puntine. Le puntine sono invulnerabili alle. Le depositate dai mostri, sì, i Kirby sì. Col cappello. Oh, finalmente dei mostri brutti. C'è un vaso di fiori che voglio prendere, perché secondo me è meglio. E il vaso di fiori mi fa diventare Super Ciclope Bros. Che è? Vietato ai cani verdi. Ha vietato a Yoshi. Era Yoshi, non avevo capito. Anche a me sembrava un cane. Conoscitori. Ciao, Yoshi. No, è vietato. Ah, posso sparare, vabbè. Forse posso prendere lo sci giallo, che è vestito da dottore. Posso andare su? No. Devo stare attenti a sta roba qua. Ma che lavoro ha fatto? Sì, sono una roba. Qua no. Non voglio andare giù. Vabbè, sono andato giù. Il pesce che dorme, come resistere? Bene, ho preso... Ah, qua, ok. Vabbè, qua è quasi giocabile. È un po' la versione Super Nintendo del famoso non si può, bisogna capire, c'è qualcosa da fare per andare su di là.
Bene, siamo imprigionati per sempre in questo posto. Non è possibile, no? Sì, si riesce, si riesce. Vabbè, non parlo, è una sfida. No, non voglio andare giù. Attenzione a queste cose che sono sicuramente cattive e mi uccidono, grande classico. Oh no. Puoi salire? Sì, sì, no, non fanno niente. Posso andare, devo andare giù. Uccidere quello. Belli questi, guarda che carini. Il pesci gatto, letteralmente. Musica funky, funky. Ah, diciamo che è un gusto del level design un po' del... non c'è, nel senso... così. Soccer, anche tu. Chip chip. Chip chip! Dei cosi. Altri cose. Bello riuscire a capire quali sono i... quelli non muoiono, però. C'è questa cosa dei cuori che mi uccidono. Oppure no, magari che lo so. Vai, io vado qua. Ciao. Ho rotto il cazzo. E qua entra in gioco la grande competenza. Ma io prendo subito questo. Salto oltre, riesco a schivare la morte. Non riesco a prendere il pappagallo. E arrivano i pochi travestiti da ciambelle mangiucchiate, che comunque è una roba. Ci siamo, ci siamo. Il tubo nero, ma io non prendo il tubo nero perché invece c'è un trucco. No, prendo il tubo nero che è trasparente. È una roba, cioè, diciamo che... ed è metà livello. Oh, micchia, raga, però. E tua zia cosa pensa di te? Ok. Beh, bello il... niente, ciao. Vabbè, comunque è difficile, ma non è calibrato male. Ah, Beh, c'è chiaramente dietro un grosso lavoro. Ma sono già stato qui. Oddio, oddio! Userò quel mostro mostruoso. Non è la stessa cosa di prima, è come una realtà alternativa del prima. Tua zia. C'è la stessa, lo stesso layout, ma con più odio. Ma io ormai sono in the zone totale e faccio cose che non avrei mai pensato di fare. Basta adesso, però. Cioè, finirà. Strana comunque questa roba. Ok, ci siamo, è la fine. Là c'è scritto RIP Midnight and Pepper. Sa il cazzo, sono cose sue. Prego, fate un livello. O vogliamo prenderne un altro? Vediamo solo l'accennamento del prossimo livello. Questa è la musica di Yoshi Island, no? Intertwining Plains. Ah, questa sì. Yahoo! Tu e tu succhi, succa, 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 e prendi il cosino, diventi solo grande, ma senza il laserino, attento a quel gocciolino. Translation, no running, spin jumping or carrying items in this level. No. Ah, e qui non puoi correre. Io infatti stavo fisso. Che figa! Beh, che figa! Non puoi correre. Vabbè, interessante il constraint. Anche perché gli permette ovviamente di fare delle scelte di level design completamente diverse. Manic... ah, yay! È apparsa scritta yay. È venuta una vita. Yay, it's in the game. Oh. Hai visto che stronzo? Come ti ha messo il... è molto bravo sul go che gliela mette lì. Attento il serpentino, GG. GG. E la versione è bello perché è la versione di Super Mario World della musica di Yoshi, quindi è un bel romac. Questo è proprio, ma in realtà Mystery Ball era una selecta molto accurata fatta in un momento in cui ovviamente avevo tempo di morire. Va, questa stronzaggine, proprio, eh. Questa è una stronzaggine. Prossimo? Va bene. Allora, Surgo, puoi selezionare un livello dalla Mystery Ball. Il secondo romac della Mystery Ball. Con A. Cos'è la borra, chiedono? Questa non è borra, questa è Mystery Borra. È quella che è bianca e molto selezionata, sono 200.000 giochi. E tu scegli uno che ha un nome che ti ispira, o anche che non Super Carlos World. Qua. Super Mario 2D Land. Super Dance.
Bello Super Dance World. Super mondo super denso. Allora, io proverei Super Dance World per in omaggio alla Borra e poi Super Carlos World anche. Vai. Vediamo un po'. È Super Dance, ragazzi, attenzione. Dance Geezer, che roba è, che brutto. Super Dance, questo è fatto proprio da un psicopatico, va bene, chiarissimo. Ci piace, con i colori sbagliati, come piace a noi. Vai. Mamma mia. Mario. Jaina! I'm Bowser and Prince S is being held hostage until you kill me. Ah! Va bene. È vero, i mille modi di reinventare sulla base della tua competenza che hai giocato Mario World, e quindi dici, ah sì, il messaggio originale. Ragazzi. Casa dell'idiota. Dance and Dance. Idiot's Island. Sì, sì, densissimo. Mamma mia, ma qui i colori bruciati, aiuto! E Iaci si ricorda che Super Carlos l'abbiamo già provato, c'è Luigi che vola. Che in realtà sono chiaramente dei proiettili che ti uccidono. E quelli sono dei Twomp. Ma i colori? Sì, sono, sì, sì. Sto un attimo soffrendo, ma con gioia, devo dire. Allora, Melanzana 1. Buonasera, signor Andrea Babi, ci ha scritto, magari intende scrivere un libro in futuro, la quantità di esperienza e storia di videogiochi che lei ha vissuto lì fa di lui un'enciclopedia vivente. L'importante è che sia vivente, ma... Ho scritto un libro su Super Mario, non bellissimo però, secondo me, già toglie ma un po' di parte. Ehi, il ghiaccio, che bello che è. I mondi di Super Mario, un po' brutto. Mamma mia, se sono... Ovviamente una trilogia di romanzi non scriverò mai, ve lo dico. L'ho tutta in testa. Ah, bravo. Che belle le nuvolette che ridono. Che cazzo te ridi? Ok. Questa è la musica del duello finale di Bowser. Vabbè. È dura, eh? No, sono pollo anche. Pollo. Puoi andare in Idiot Island 2 se vuoi. Effettivamente. Ma no, comunque RGB è roba, eh? Ma guarda, io sono abbastanza ipnotizzato. Allora, la parte che mi colpisce è che più che RGB fa un po' l'effetto dei... di quando fai il circuit bending di queste cose. Quindi sono tipo degli indirizzi spaccati. Sì. Cioè, vedi come rotta diversamente la mappa? Cioè, non è solo... Sì, minchia, ma è difficilissimo comunque, perché scivola quello, è ghiaccio. Sì, è ghiaccio. È ghiaccio. Vai, vai nell'Idiot Island 2. Non so che parlare. Idiot Island. Success di Idiot Island. E adesso sì. A lui c'è questa fissa comunque del ghiaccio. No, mamma mia, questo cambio di schermo è stata una roba che mi ha ucciso. Ma che letteralmente è? Hai visto come è andato sbam mentre stai atterrando, la morte proprio. Niente, game over, ragazzi. Allora Babic, scegli una caramella. Che sega, una caramella da porra. Pace, ero a caso. Ta 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 ta, non sto guardando. Ta 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 ta, questo cos'era? Non l'ho neanche letto. Bene. Non volevo Super Mario. Non vorrei Super Carlo Sword. Hanno detto che abbiamo già giocato, ah, non si ricorda. Super Cario. Beh, promette bene comunque Super Cario World. Ah, mi piace spaccare. Con la grafica accata, molto meta anche questo, devo dire. Trovate un sacco di cose. Sì, cose. Bene. C'è sempre qualcuno di psicopatico che scrive queste robe con dei buahahaha importantissimi. Sì, perché c'è gente esaltata che finalmente può far giocare al proprio pubblico questa roba. Oh, si comincia subito malissimo. Salve. Ah, quelli che piacciono a me. Bene. E Kaizo? È Kaizo! Ah. No, non è Kaizo, però è stronzio. Vai. Sempre su. Sempre sul Kaizo. Ma invece è sicuro che c'hai ragione tu. Vai, vai. No, no, stronzo! No, no, potevo star là. Vabbè, questo è proprio try and error. Guarda come sono bravo a commentare le partite. Andiamo a vedere Yoshi's House. Magari c'è qualche segreto magico. Guarda, c'è sempre. Vedi che non è la stessa Yoshi Island. Guarda, devi venire col mantellino, guarda, e vai, guarda, vai sereno. Però se non posso. Mia. Posso solo correre e uscire. È gigante. Sì, ma bisogna arrivarci col mantellino. Quindi ricordiamoci. Quando hai un mantellino che torniamo qua. Sì, finiamo questa qua. Questa è una roba bella, eh. Finiamo qua in un battibaleno questo. Proprio una cazzata questa. Cioè, easy. Basta capire, basta ragionare, la logica serena. Quindi basta mantenere la calma. Esatto, la caria. Qua vado di qua che mi frega. Tanto sono anche di qua. Qua è una situazione diversa! Ah! Qua dove devo andare? Dove devo andare? Dove devo andare? Stai lì, stai lì, stai lì. Stai lì. Poi salta sopra e scendi giù. No, no. Scendi giù e salta sopra. Ok, vado.
qua. Molto bene. Benissimo, guarda che bello. E allora! E finisce il livello, sei una cazzata. Allora, guarda, ciao Mario, se muore sarebbe bellissimo. E muore, infatti. Va bene. No! L'hai detto, quindi? L'hai chiamata, ma sei... Sei ninja, sei. Ma è... Devi No, che cazzo. Devi aspettare il momento in cui sai che alla fine, quando rifare, è... Rifare, devi beccare il tag... il momento sorpresa. Esatto. Allora... Devi arrivare su quella piattaforma... Alla il fine. Vero giocatore dimostra che te lo fa due volte. Cioè, non è stato un colpo di fortuna che l'hai fatto. Praticamente devi calcolare di essere al traguardo in modo che quando finisce la fase traguardo tu sei... No, ma c'è l'isoletta dopo, quindi se riesci a stare sopra dovresti cavartela. Vorrei dirti che sì, però non ne sono sicurissimo. Cioè, non lo so. Bravo. Questo formaggio. Formaggio? Per me è sempre stato formaggio quello. Quindi qua il trick... Terriccio chiaro. Capito il problema? Cioè qua non devi andare... Devi andare... Vai su quella piattaforma giù dietro. Sì, ma lui fa così, non ce la cammina, fai, ma adesso bravo. Cammina sopra, allora, camminato sopra, quindi è giusto. Il problema è che adesso... Bravo. Ah no, ce l'ho fatta, grande. Che figata! È una roba... Dai, oh, c'è creatività! Sì, c'è creatività, c'è creatività. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Che fa? What did you do that? È un finto, è un bowserino. È un bowser, è bowser. Oh, che puttana. Cazzo, ho sbagliato. Devo... Ciao bowserino, scusami, se non posso andare avanti. Oh, sento profumo di successo. Cosa c'è scritto da Cario? Non sono sicuro di aver fatto la cosa giusta, ma insomma. Ah, vedi? Vorrei tanto avere un uccellino con me. Perché sento che ce ne sarà bisogno. Qui avrei dovuto avere chiaramente il power, portarlo fino a qui, perché adesso morirò. Posso provare, ma tu sei uno stronzo. Sì, vabbè, avresti dovuto fare tutti i salti sui gettoni. Quel power. Si fa, si fa, si ma fa. Come si fa? Non si fa. Si fa? Vuoi provare tu? Vai, fai provare. Adesso fallisco miseramente. Ma là sopra come ci arrivi, se no non si fa. Allora, questa è la mossa difficile da fare. Devi succhiare il power dentro di lui. No, ma lui ne ha bisogno di fare solo queste monete. Non deve entrare dei blocchi. E allora c'è un altro power. Tiralo su. No. Ah no, sì, ma... lo tiri su. Ok, comunque si poteva fare. Dovevi tirarlo su e poi... ho provato a con... Dovevi tirarlo su. Vuoi dirmi che va fatto? E poi usare Yoshino per saltare su e dropparlo. Beh, hai già tirato sul power. Hai ragione. Ma questo è un... È un puzzle. Esatto. Quindi tu dici fare cosa? Allora prendi Yoshino e power. Ma aspetta, ma è più facile di così. Devi chicca su, devi chiccare sul power. Devi prendere il power, esatto, aspetta. E chiccarlo su. Esatto. In realtà, esatto. What? C'è un coso segreto sotto. Provate a dare un colpetto sotto piano piano. No, è solo pazzia totale. Vabbè, cazzo, questo è Kaizo però. È fatto a Kaizo. Eh sì. Hai capito che stronzi? A sto punto potevi arrivarci anche. Puoi prendere Yoshino. Yoshino che è un nome giapponese, ovviamente. Kaizo Yoshino! Si può fare. Ma purtroppo è game over. Continuiamo. Non puoi continuare. Dici di no? No, finché non raggiungi. A meno che lui non abbia messo il fatto che puoi continuare. No. Un po' stronzo però. Ciao! Allora, tocca a me scegliere dalla mystery borra. Something about pancake. No, Second no, vabbè, questo è un classicone totale. Second Reality Project 2 Reloaded è un gioco. È un gioco della Madonna. Rickroll. Rickroll. Questo potrebbe essere il fatto che funziona su emulatore e non su sì. Real Hardware. Perché molti sono fatti per funzionare solo via emulazione. Vediamo questo. Beh. Doppio Rickroll! Combo.
Buonasera, cosa giochiamo oggi? Giochiamo a dei degli hack su Real Hardware, quindi su vero Super Nintendo, con cartuccione vero Super Nintendo, degli hack, quindi versioni amatoriali di Super Mario World fatte da gente più o meno pazza, quindi hai tutto quello che vuoi. Super Kamek and the Shroobs, ma Super Korean Mario... Korean Edition mi piace. Vai. Korean Edition. BDM 92. Super Mario World Korean Edition con grafica presa da... Super Mario Stars. Super Mario Stars. Per sempre per SNES. Ok. Classica, vanilla. Questo sembra un po' vanilla come... Non è proprio vanilla perché usa già i tiles grafici di Super Mario World, però comunque è una roba. Oh, già puoi scegliere se andare su Yoshi Island. Questo ha tenuto abbastanza i nomi. Oh, vanillino. È incredibile come quando perdi la memoria muscolare dei salti di Mario World. Esattamente. Guarda che ti folle. Ti senti coglione. Sono i nuovi Mario che ci hanno abituato a sta roba. Tipo Mario Rabbids, quella roba là brutta che te confonde la testa. Aspetta. E poi... Gesù, Gesù Cristo. Vai. Oh. Schiuppalo. Non avere paura. Lo so, ma devi saltare coraggioso. No, credevo che ci fosse il buco sotto. Questa è una roba che Nintendo non farebbe. E neanche lui. Guarda come te. Questa, ahimè, era crudelissima perché c'era scritto dappertutto. E è stata un'esecuzione perfetta. Per cascato. Adesso il fungo cade. Lui va in sbatta. Vuole okay, prenderlo e muore. Ma il salto è il salto. Il salto di Super Mario World è il salto di Super Mario World, che ormai è una cosa strana rispetto a quello a cui siamo abituati dai New Super Mario Bros. Grande! Che bello guardare gli altri che giocano, no? Dice adesso gioco io e lo vedrai. Questo è cattivo. Tocca su, eh. Questo è cattivo. È dura ma è bella. È proprio un altro livello. Ma assolutamente Super Mario Maker è nato perché Nintendo ha visto gli hack fatti con Lunar Magic, che è il programma principale, il tool di Fusoya, con cui da ormai quasi 20 anni si fanno gli hack di Super Mario World. Comunque Yormogm dice: bro, hand me the controller, this is exactly that kind of situation and we missed it so much. Vedo che è un po' più basso il salto con la corsa. Maybe the jump is slightly lower than Super Mario World. A me sembra di sì. So it fucks your muscular memory and you are... È vero, cazzo, non salta un cazzo. He jumps a dick. He doesn't jump a dick. Babi. Per adesso. Tra l'altro è il livello praticamente tipo pezzi di Mario 1. Lì c'è il gettone, te lo dico. È faticoso salire sulle robe. Blocco. C'è un cazzo questo. È un gioco, cioè, perverso. Il fatto che fai fatica a salire. Ma perché fare una cosa del genere? È proprio da stronzi. Mamma mia, che fatica. È la versione coreana. Ah, perché in Corea non puoi. Cioè, per legge, forse non sapete, ma la Corea del Sud. Non puoi saltare troppo in alto, se no arrivi in Corea del Nord. Quindi, questa è la spiegazione. E non riuscirai mai più. Ah, sì, si aggrappa. Checkpoint. Bene, hai preso il ritmo. È il Gangnam Style, il ritmo della Corea. Sto leggendo un bellissimo manga coreano, lo te lo consiglio anche a te, lo consiglio ogni puntata, finora posso dire che nessuno mi ha ringraziato per My High School Bully, un bellissimo manga erotico pornografico coreano. Tanto bello, cercatelo perché è una rom-com veramente squisita. Il porno è una scusa. Came for the porn, stay for the story. Ve lo consiglio. Ma veramente, veramente bello. No, è la delicatissimo. Volta che questo consiglio. Delicatissimo. È bello perché... Cioè, che fastidio dà sto gioco! È incredibile. Perché, ti dico, la cosa geniale, trombano sempre, ma sono emotivamente immaturi ed è tutto basato sulla loro crescita emotiva. È stupenda come cosa. Yoshi almeno salta di più, no. Quindi adesso non riuscirai a saltare, dovrai sacrificare Yoshi. Invece riesci. Bravissimo.
Sai che il prossimo Romac che giochiamo siamo ancora, siamo tutti otti perché abbiamo il certo così. Gli puoi saltare solo con Yoshi. No, non lo so, forse sì. No, non è una trollata. Zucalo, devo andare io. Fammi provare sto salto coreano che ha fatto impazzire il mondo. Mamma mia, che fastidio. Sentilo. Corea, farima con Andrea. No, cioè sì, è vero, ma anche con Andrea. Corea, farima con Andrea. Forse avrei dovuto cogliere questo segno tanti anni fa. E studiare il coreano. Una bella lingua. Sì. Secondo me è lì il punto in cui devi mollarlo. Ok. E invece no. Invece no. Resist. Ah. Tra l'altro la tartaruga blu non fa volare. Sì. Ma è bella quella cascata. Sua zia però una cascata. No, ha fatto qualcosa. Non so cosa, ma l'ha fatto. A Yoshi cade. Cioè, tu ci vuoi andare, ma Yoshi no. Che bella idea, comunque. Complimenti. Il simbolo di Yoshi. Numero, Spinga, qua. Spinga, signor. Ah, è lentissima, giustamente. No? Spinga! Se... No, non posso andare qua. Devo andare giù. Ce la farò? Perché scompaiono, se mi ricordo, queste nuvole. Siete stronzi, però, Scompazzo la nuvola. No, vabbè, qua si è fottuto il cervello. Vabbè, è stato bello. Viva allora, la Corea. Surgo, puoi scegliere. Super Wakanda Land. Anche. Super Samurai Adventures, assolutamente. Stevie Boy. Ah, il nostro collega Stevie. Ah! Molto bene, sono molto contento della mia scelta. Eh sì. Super Samurai. Due volte tutorial. Sì, certo. Ma come non voglio perdermi nessuna chicca di questo gioco. Guarda che bello. Sei lui. Controllo Shubi Obvious. Coins, guarda che è già molto bello. È un bellissimo tutorial. Wall Jump. C'è il Wall Jump. Il controllo è ovvio. Common Blocks. Cioè il P è uno switch, ok. Ci passi dentro. Bene. Va bene. Ah, è anche il lavoro che ha fatto. Tu streama. Non vedo l'ora di streamare di nuovo stasera. Voglio fare la gara del randomizer di Super Mario World. Ah, troppo meta, è tutto troppo meta. Vabbè, heavy meta. Grazie a come si è messo Sergio che si è abbonato per 15 mesi. Perché non esiste un bel Mario in Monster? Ma sicuramente se scorriamo esiste. Oh, si sta allargando il buco. Succede. Help. Emo. Musica di Kirby random. Ha proprio una storia. Ciao Marta, stiamo giocando a uno streamer che ha fatto un gioco su lui che vuole streamare ma invece finisce nel mondo di Super però Mario. Però sto giocando Fabio, non succede. Sta stare. È qua che ti sbaglio. È più divertente quando gioco. Un applauso per Marta sul divano. Beh, questo è un momento foto di gruppo. Perché un applauso? Perché è una serata reunion. Quella. Cioè, tu sei gruppo. Ma io sono sempre qua. Vabbè, cioè. Non fare la delusional. Let's go! Guarda con i colori, le pulsanti, la super niente. Oh man, what kind of place is this? I need to find a way. È bello? Facciamo scommessa, ce la fa? Ma sembrano i ditto, no, come si chiamavano i non andava diglet. Con questo. Sono le cozze cattive queste. No, non andava no, con le cupolette, i diglet. Quelli le e devi provare a vedere se ce l'hai. Questi qua verdi, dici sullo sfondo. Sì. Ce l'hai il salto buffo? Il salto buffo ce l'ho, questo è il gingolino di Castelvani. No, però è riconoscibile, quindi è forte. Sì. Non sono facili. No, è difficilissimo. È tipo infame, deve essere un... Devi saltare senza accelerare. Dici? Sì, esattamente. Questo è il terzo livello. Visto? Per me di Cosmo Cosmic Adventure dove mi incartavo e morivo. No, ma questo è fatto per fare... Questo è fatto per far impazzire la gente. Fatto per far impazzire. Il terzo livello di Cosmo Cosmic Adventure. Bravissimo! Bisogna correre e farlo basso. Non tanto da prendere. Ma anche se lo tocchi che è chiuso, muori? Sì. È proprio tutto sbagliato.
Vabbè, però è una questa bellissima... è la giustificazione perché che gli dai, perché non vuoi deludere. Però è una bellissima... che è una pippa. Che carino! Allora, Mystery Bor. Un maestro crudele. Plus 6 World 1 Rainbow Trout. Sì. Io vorrei la trota salmonata. Va bene. Ma cosa state guardando? Sono dei giochi veri. Sono dei giochi veri. Sono dei ROM hack di Super Mario World. Gente che ha preso le regole, gli esperti di Super Mario World e ci ha fatto i suoi giochi. Questo è vanillone. È molto bello come concetto. Mi sa che state giocando un sacco di cagate. Stiamo giocando un sacco. Certo. Noi, questa è la grande. Finora devo dire, comunque. Ma è la mossa Kansas City di Kenobisbo. Ci diciamo serata Super Mario World. E poi giochiamo alla merda, è quello il colpo di genio. Rainbow Trout. Stasera infatti... non voglio giocare a Animal Crossing. Te hai smesso definitivamente. Non ho ancora ricominciato. Mettiamola così. Ho fatto un sacco di case bellissime. Ma c'è la casa. Ma fermi tutti, raga. Sentite qua. Ho fatto la casa. Marta, sentite qua. Che cos'è? Intanto è diventato. È un gioco dell'amica. Sì, ecco. Quel gradiente sullo sfondo è proprio. Quella voglia di kaizen importante. Devi saltare caldo sopra il pesce ma non cadere giù. Devi saltare sopra il pesce per saltare abbastanza sulla rana. Queste cozze ci piacciono. Bravo! Sì, sì. Ora devi capire come andare giù. Giù o su? Devo passare sotto? Qua dentro. E poi siamo giù. Sicuri? Sì, sì, poi giù. Puoi andare in acqua, puoi andare in acqua. No, puoi salire sopra. Sali sopra. No, è vero. Sì, no, tranquillo. Anticlimatica. Quanto è inculato? C'è l'acqua rossa. Cioè, dai, più aspettato. Bello questo. Non devi farti beccare dalla cosa e devi farti la mano. Corri, bravissimo! Vai. Su questi si salta sopra. Sì, cioè è difficile, ma ti metti per questo qua. Questo qua. Vabbè, è facile. Quello invece no, quello lo uccidi. Quindi devi fare quello prima è molto più devi facile. Fare il tuo saltino trifolato. No, no, anche no, quello trifolato mi fa subito scendere, devo rimbalzare. Devi rimbalzare su quello blu. Ma quello blu cade giù, quindi lo so, però devi arrivare di contrabbalzo. Mentre lui sta salendo su, devi atterrare che lui è all'apice e così poi da saltare là. Sì, abbastanza. Durezza. Muore così, muore. Io non so perché sono venuta qua. Per salutarci. Ho parlato con voi fino ad adesso. Per salutare la chat, per il calore della bolla. C'è da dissare qualcuno in chat. C'è da dissare qualcuno in chat. Marta, secondo me puoi avere l'onore di scegliere un titolo a caso. No. Sì. Proprio, tanto cioè non sappiamo cosa sono. Super Mario Logic. Te puoi scendere, salire, fare qualche movimento, io al massimo ti dico stop. No, ma scegli uno di questi titoli. No, ma non ce la faccio a leggere. Hai la mano santa, come i bambini per l'estrazione. No, cioè appunto... Non è santa, lo so. Allora, dici stop, tu muovi in vari modi. Esatto, dimmi stop. Vai. Perché non mi ascolta mai? Vabbè, intanto stop. Stop. Ah, così proprio freddo. Akmin Presents. Super Mario World con colori buffi. Super Mario World autunnale. Sì, Super Mario World autunnale. Ah, Dinosaur Land, un font molto diverso. Interessante, mi piace questo font giapponese. Però chiedete a Marta lo stesso, Looks like Bowser is a chiedete a Marta, dice Crivizzi, perché non si fa più vedere nei canali della vecchia signora, proprio nei canali indicati. Perché lavoro? No, non è vero, è perché sulla VPN del PC aziendale, che è l'unico che uso di fatto, la chat non funziona, la chat di Twitch non funziona. Ah. Quindi posso seguire ma non commentare. Folles. Poi non è la canale della vecchia signora, la Juventus. Non lo so, i canali, diciamo, in generale. No, è il canale Twitch più grosso, se quella Juventus. È Juventus, che sono molto carini, molto simpatici. Voglio prendere un guscio. Mi ricordi questa frase? Voglio prendere un guscio. No, ti prego, non morire, perché dopo questa dichiarazione... Esatto, benissimo. E guarda come lo chicca. Allora, cioè... Al di là dei capelli deficienti, al di là del fatto che non si vede. Beh, è stato uno scambio equo. Al di là di
il fatto è che Nobit, che tutti lo conoscete come quel simpatico burlone, sa giocare ai videogiochi. Sa giocare. Quanto video... cazzo me ne sfiga! Sa giocare? Cioè, cos'è il gufo del... No, amore, è che cioè, ci tieni particolarmente a far vedere che non sai giocare. Che sai giocare o che non sai giocare? Appunto, ma sei... io dicevo che sa giocare, invece poi fa la figura del coglione, e quindi vabbè. Avete, se vi chiedevate chi di Samantha stasera... Per la rubrica parole d'amore, guarda soldi. Una parola buona per tutti, sempre. Il bacio della buonanotte di Marta Sola. Quel guscio là mi chiedo cosa servisse. A rompere il ca. Vedi, Pavic è già andato più avanti di te. Wow, bella, bel number. Good number, vado dentro. Vedi sono... chi sa giocare ai videogiochi. Ora tiro meno sfiga pure a lui. Forse è caso nemmeno. Sarebbe stato bello prendere quello, non lo so, perché non me ne frega niente. Grazie per la sub, Spider-Man, grazie mille. Scusami. Stamattina, Fabio, mentre cercavo di attirare la tua attenzione sul fatto che non hai portato la macchina a fare il cambio bombe quando te l'avevo prenotata, ho fatto addirittura un follow a Kenobi Sboch. Ah, per la prima volta. È il quarto mese, penso, e perché c'avevo un abbonamento gratis. Ma non ho mai cagato. Non ti ho vista. Cioè, mi rendi conto? Così hai detto no al... Non ancora. No, comunque per questo mese vi do dei soldi. Grazie. È molto bello da parte tua. Ma date dei soldi a Kenobi Sboch. Ah, la vita. La vita è un po' così. La vita è gialla. Soka! Lo riprende, lo colpisce. Ma madonna, vedi quelli che sanno giocare veramente? Madonna. Ah! Suca, suca, suca di più, suca, suca anche tu! Suca e prendi un red coin, no, non l'ho preso, ma perdo. Beh, questo. È un bagno di schiaffi. Vabbè, lo prendo qua, però. Tac. Vuoi dirmi che non c'è niente di sopra? Sì, c'è una morte. Dai, dai, che ci crediamo, ci crediamo! E lo prendiamo. Bene. Bravissimo. Vai. Molto bravo. Grazie Eric Pro per la sub. Bravo, bravo. Subito coin, subito coin. Andiamo a prendere il Palace, il Palace. Ma gli abbonamenti fioccano, grazie al Super Mario World Rotti. Voglio vedere il Palace. Sarà uguale, è pigrissimo questo. No, in realtà quel design è figo, non è niente male. Cioè, non ha flow, non ho ha flow. Hai scelto bene? Sì, sì, hai scelto bene. Non sappiamo neanche come si chiama, quindi non potremo mai più riprovarlo. Ah sì, come si chiama? Non Strange Mario! Lì puoi correre, ovviamente. Sono proprio scemo della testa. Sono un po' stupido. Vai, Yellow Switch Palace impegnativissimo comunque. È importante finirlo perché ci permette di salvare, però, no? Bravissimo. Invece non puoi. Ti ha dato una sucazza. Forse correndo bene, sì. No. Cosa stai dicendo? È che devi correre per andare su quella. Bravissimo. Ottimo. Wow. Rischio. Che shampoo! Non sarà facile. Grazie, Austindorf. Ciao carissimo. Pa, 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 pa. Ah! No, oh, dobbiamo salvare. Non parte non... la bollitura, ma sono proprio pippa al suo. Prova a fare una vita, Babic. Sono in the zone. Ci sei in the zone. Ma non è che qualcosa scendere. In the zone. Yes. È entrato in the zone proprio il pallottolo Bill. Chiamiamolo Zon. Mi sei piaciuto. Mi sei piaciuto. È stata molto maschera quella mossa. È solo che loro non hanno finito di cagare il cazzo. Basta! Voglio prenderlo. Ma non lì! Voglio prenderlo qui. Ah. Vai via, tu merdolo. Eccolo. Ok, qua sono questioni di controllo. E della cappe... La degli scrovegni. È cattivello questo. Cattivello. No, vabbè, cattivissimo. Però, vabbè, proviamo. Dovete succhiare! Però mi conforta il fatto che sei andato molto più avanti di me. Ho fatto dai, almeno dei metri in più. Lì c'è tra l'altro un trick, non sei visto, c'è un trucco lì. Cazzo, devo andare a vedere quel trucco invece. No. Tua cane! Tua cane! Tua cane! Molto bravo. Bisogna aspettare che... Sono dei giochi che fanno paura perché ti intimoriscono. Beh, il rapporto tra il giocatore e il designer. Cioè, ci vuole un po' di tempo per conoscersi.
soprattutto in queste robe qui dove l'infamia è dietro l'angolo, devi capire un attimo qual è il tratto, qual è l'umore di chi ha messo queste robe. L'umore, queste robe. L'umore di merda. Secondo me devi fare la... Non posso correre qua, non mi fa correre. No, no, fai la scaletta su questi, sui proiettili. Ma, riesci a entrare nel tubo? No. Saltando da sotto di rimbalzo di uno di questi? Eh no, perché non rimbalzi su questi. No, devi prendere un proiettile. No, sui proiettili li rimbalzi. Buttalo via quello. Oh, devi morire! Puttacci tua! Devi morire! Muori! No, no, il blocco giallo con il... Ah, hai ragione, quello che ho appena usato. Ma ce n'è uno, grazissimo. Ganzo, sei veramente ganzo. E allora? Sì, però adesso che faccio? Sulle monete. Così. Vabbè, buono. Boh, usalo per saltare dentro il tubo. E no. Ma no! Potevo scriverlo in una busta questo. Basta, busta. Cos'era? Sì. Ho messo la babbage face. C'è un trucco qua, ragazzi. C'è un trucco che non stiamo usando. E questo è sbagliato. Il trucco è qua, guardatelo. Vedete quelle cose là? Lì si può entrare. Vedete quei tre puntini? Non si può entrare. Però puoi fare vite infinite. Attenzione! C'è una vita lì. È fatto apposta che così vai avanti infinito, capito? No? Se riesci a superare questa prima parte... Ma che cazzo? Non ha senso. Passa su queste. Ma non ha senso lo stesso. Questa dove arriva? Arrivano robe comunque. Ma che? È randomizers. Che cazzo? Ah, perché pensavo fosse un guscio. No, vabbè, ma non è possibile. Cioè, adesso mi sto un attimo infastidendo. Un attimo. Allora, c'è una vita lì. C'è la stella lì. Basta prendere la vita lì. Ah. Tua sorella era tanto bella, la Nutella di tua sorella, eccolo qua. Ok, è una vita comoda. Sì, utilissimo. La vita bella, la vita è bella, è il concetto. In realtà, secondo me, se rimani sulla liana con i proiettili, non te li mangi col culo e puoi fare le vite infinite, come la vita ci insegna. Ho capito cosa intendi. Hai capito? Facciamo ancora questa prova, poi basta. Interessante questa tua teoria, mi piace. Che secondo me farmi vite è più bello. Sì. Ok, proviamo. Genio! Sei un genio, eh? Si vede che conosci le leggi del cosmo. Vieni, faccio due. Mamma mia! Ammazza quello stronzo. No, l'unica roba è che non hai tempo infinito. Basta, adesso tornate giù. Eccolo, bravo. Ok. E ti prendi tre vite, tot vite, finché riesci hai fatto e hai farmato. Cioè, se non dovessimo provare altri 8000 giochi avrebbe perfettamente senso, in effetti. Scena stranamente sessuale. Chi l'avrebbe, chi l'avrebbe mai detto? Allora, saprei qual è l'ingrediente che rende. I veri intenditori direbbero oh là là. Oh là là, esatto. Com'è che si chiama quel Sodom? Sodom gioco 64. Bellissimo. E non prende anche un Non mette a testa in mezzo. Vai, cuore come un disperato. Vuoi vedere se c'è quel trucco qua? No. Sono altre vite. Vite extra che saltano fuori da tutte le parti adesso di colpo. Secondo me devi saltare su un proiettile ed entrare lì dentro. O usare lei. Sì. Ok, vai. Non si può. Non si può, si può fare quello. Ah, ho capito, adesso torno su, chiarissimo. Guarda. Non so cazzo. Non capisco. È come se ti desse la stella per riuscire nella cappella. Niente, basta.
Peccato, avevo vinto 17 vite. Quei rampini, quei triangolini per salire in verticale con la mantellina, che secondo me o porti un oggetto, lo puoi fare, c'è cioè qualche regola di quel tipo. Forse quello, devi arrivare qua quel mantello, ma... sì, però... Super Chaos Complex secondo me è porno, te lo dico. Dici? No. No, dai. E dell'FBI... Da FPI non mi... Chaos Complex con due X. Le due X mi preoccupano, alle 3 scatta l'allarme Luciano. Troviamo Super Luciano World. Devi saltare sui bullet, ma la frequenza e l'altezza dei bullet, Albo, era random. Aspetta quindi... un attimo. Go to his castle and say this princess that have fun. Thanks and sorry for my bad English. Grazie mondo che esiste. Vedo anche dell'ottimo level design, tra l'altro. Start. Field of Coopers. Oh, un Vanilla Mario, bello bello, così ci piace. Bello con i pezzi. Hi player, this is my hack, but this the best game you ever played because it's better. Ok. Va bene. Belli tile che non si chiudono. Beh, questo è marketing, guerrilla marketing proprio. È oltre il meta, questo è guerrilla marketing, vero? Ah, così proprio. Gli ho avuto questa idea geniale di dire lascio le robe un po' come erano, gli stessi tipi di nemici, non faccio troppo casino. Qua c'è chiaramente una P da prendere a un certo punto. Bello. Ma no, non si rompono. Il tubo bicolore, ma lui è the best. Salta cocciato e vincerai. Ah, proprio così, bravo. Seasoned Super Mario World Player. Vabbè, questo si può fare, dai. Sereno. Sì, proprio. Finora è il meno interessante che abbiamo visto. L'ha fatto un bambino, ha anche sbagliato l'altezza del ballet, proprio nessun senso. Questo è bambino, quello più Mario Maker che abbiamo visto finora. Questo sembra un... Ma guarda che bel torotto di... Sì, sì, no, i tile, ma si vede dall'intro che i tile delle colline erano... I gettoni lì così, ma che cazzo. Va bene, questa è la nostra portata però. Vediamo se ci stupisce con il suo palazzo. Sono diventati gli estimatori. Vediamo come a Moosebush cos'è. Infatti your mom dice this looks like something I would have made when I was 10. Ma even 5 probably. I think this here is the switch. Bene. I think se sì ne fa un switch. Ah, benissimo. Ah, vai. Non farti imbrogliare. Lo sto sopravvalutando questo bambino, lo so, però il trail di gettone che finisce nel muro è bellissimo. Bravo, hai tenuto questo e ti premierò per questo con una tartaruga random, poi un'altra tartaruga, comunque riesci a colpire Fabio. Ah. A tutti validi. Now the game will be very easy because you hit the switch, attack the rates and blocks with funny power ups. È carino. Sì, è carino, veramente it's a kid, massimo 12 anni. Here is this. Però comunque un bambino di. Cioè, se è un bambino, si è messo a smanacciare con Lunar Magic. Che non è una roba esatta. Non è Mario Maker. Secondo me non avete idea di cosa fanno. Sono in grado di fare i bambini oggi, forse. Ma questo è del 2003. È un bambino del 2003 che adesso, tra l'altro, è maggiorenne, ricordiamolo. Quindi. Questa magari, è uguale. Magari è un quarantenne. Mamma mia. No. Due coin. Qui se mi dovevamo Cecotti svenire. Dorme qua Cecotti? No. Ok, peccato, sennò era bello che arrivava e c'era. Sto correndo, funziona. Bellissimo. Ma è molto facile perché hai preso i gettoni. Guarda che cazzo. Ecco. Mi piace. Momento aggressività. E guarda che ti ha ingulato. In realtà voglio. Ecco, bravo. Adesso devi aspettare. E il bambino 1, Fabio 0. Spike sul finale di difficoltà. Babic, fatti un tiro di Mystery Boja. Va bene, io farò un tiro e poi lo faccio giocare a Ugo. Cioè, io faccio nel senso scelgo. Andiamo in fondo, del basso. TTT 1, 2, 3, 5, 3, 7, 2. Questo. Super Luigi Arcade. Beh, questo sembra buono. Magari è bello. E Nintendo? Oh, questo ha fatto Nintendo. Survival the Wisest ha delle domande sull'advent show che ci sarà. Ci sarà l'advent show? Welcome to Super Luigi Arcade. Così, conciso.
sì, welcome, sì, sì. Comunque però... c'è una Blade Run scelta. Non so welcome, non so welcome. Ah, devi aspettare tantissimo per me start alla fine. Io odio questo l'odio anche di Mario normale. Sì, 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 ce l'ha. Ah, che bello. Voglia di... questo simula un po' New Super Mario... questa è la musica di Super Mario, di New Super Mario Boss. Lui ha inerzia, ma è un Luigi, cioè lui ha inerzia a cannone e salta più in alto. Beh, queste sono proprio le cose da New Super Mario... da Mario... sì, da Mario 2. Sì, sì. No, no, da New Super Mario World, da New Super Mario Bros. Porca. È voluto l'inerzia. L'ho cercata l'inerzia. L'ho letto Survival. Non preoccuparti. Primo dicembre sarà bello. Cioè, non lo so, devo ancora farlo, quindi, però sarà bello. Dovrei preoccuparmi di più. Ma non è che quando sono a Milano non posso registrare l'advent, quindi è complicato. Quindi dovrò fare tutto in una notte. No, non lo so, in qualche modo farò. Comunque queste musichette samba sono veramente mondiali. Mamma mia. Ma poi quando era bello... E lunare. Quando era bello New Super Mario Bros. Che si fermavano e facevano il ballettino. Il ballettino era bellissimo. Tanto carino. Era carino, poi ti stava su cazzo dopo 5 secondi perché ti alterava. Cioè tu prendevi flow e loro ballavano. Wop wop e morivi. Vai. Skippa tutto. Ah, è buono. Sì, attenzione, chiacchiere da pub, ci sta facendo un ride. Benvenuto. Grazie. Qua potevi fare Snake. Lo sa. Ah, ciao. Comunque, benvenuto Riders. Noi stiamo facendo una serata in cui giochiamo su un vero Super Nintendo a dei ROM-hack di Super Mario World. Quindi hack più o meno amatoriali, perché alcuni in realtà sono notevoli, e di Super Mario World, che è il gioco più bello di tutti i tempi, è stato dimostrato scientificamente abbastanza. Sì, beh, io sono convinto. C'è un po' la scuola che dice no, è meglio Super Mario 3, ma io no. Proprio per me non ci sto. Beh, sono proprio... è difficile quello, mi sembra. No, non è difficile, sono proprio... e poi effettivamente ti ritrovi con la fisica, cioè con tutti i parametri diversi. È così fatto bene che è quasi noioso. Vero. Cioè, è così appropriato che non è pazzo. No, pazzo proprio non è, stronzo un po'. Però queste musichette rifatte su Super NES sono sempre gradevoli, no? Incredibile come... in realtà, quando ho sentito la musica di Super NES all'epoca, mi piaceva tantissimo e mi piaceva più del Mega Drive, ma perché era Nintendo, era quel fatto fetish là. Poi c'è stato un lungo periodo in cui per me era proprio merda ed esisteva solo il Mega Drive FM, e adesso invece niente, una Signature Sound Bank. Tra l'altro c'è tutta una scena molto interessante che sta recuperando i suoni veri dei Korg usati da Koji Kondo per campionare i suoni del Sound Bank del Super NES. E tu puoi giocare i giochi con un formato di cartuccia particolare usato tra l'altro da questa qui, da questa carta, quindi dal formato, non mi ricordo come si chiama, SH1, SH, insomma, e hai la musica rifatta però con i campioni in alta, i campioni originali, è una roba incredibile. E non solo adesso. Allora c'è un dettaglio, tu sai quanta razza e quanto lavoro c'è stato dietro il sound bank del General MIDI? Certo. Che capolavoro di composizione musicale ha fatto Koji Kondo selezionando i sample della sound bank di default del Super Nintendo. Sì. Cioè, un'impronta a tutta la console. La cosa fantastica è che è stata una foto vintage che ha fatto vedere qual era la sua strumentazione, c'era tutti i suoi deck. Quindi lui ha visto la roba della Korg, della Roland, che lui usava, ha detto aspetta che vado a sentire i bank di quelle, e hanno trovato tutti i suoni. Cioè non ha inventato suoni, lui ha preso i suoni delle tastierazze sostanzialmente. E li ha selezionati. Li ha campionati, li ha down. È un lavoro esattamente come quello del General MIDI. Sì. Cioè, come concept. Cazzo, è difficile giocare con questa inerzia, io mi sto male guardandoti, sinceramente. Hai avuto paura, eh? Sì. Li avrei avuta, cioè lo so benissimo perché l'avrei avuta anch'io, ho detto ah... però quelle verdi cadono, non quelle... No, bravissimo.
prudente, ma... ma solente. In mezzo ci si può. Ti si age quel gettone. La salitina per cagarti il cazzo, lì si entra chiaramente. Per farti superare il checkpoint, il tradimento. Bene. Ah, ma è pure ghiaccio. Ah, no, è lui che ha il ghiaccio incorporato. Lui ha il ghiaccio incorporato. Non ci avete mai pensato, ma Luigi ha il ghiaccio incorporato. No, un po' di meno. Beh, però concettualmente sì, è come sì, se avesse il ghiaccio dentro. Oh, perfetto. Perfetto. Bello. Va bene. Così. Bravo! Hai preso tutti. No, questo è sapido. È stronzo, ma sapido quello. Funghetto. Vita. Bravo, bravo! In the zone totale con un Luigi super inerziale con il ghiaccio dentro. Attenzione però che è un problema della versione All-Star che è fatta molto male, la versione NES ha i controlli molto più precisi. Marco Palladio, sì. Babi, cosa ne pensi dell'estetica della serie New Super Mario Bros. Iniziata su DS? Mi fa cagare, si può dire. Cioè, non fate penso... mai quella domanda a Lorenzo Ciccotti se non volete sentire delle parolacce. Cioè, prendete quelle coperte. Però il problema è che, no, non mi piace perché... è pensatissima, studiatissima, ma per ottenere una cosa che è impersonale, cioè è il average Mario graphics forever, che infatti poi Nintendo ha usato. Dio, che fregatura, che scemo, che infatti quella è la cifra che poi è diventata il Mario Party, tutte quelle cose là ce l'hanno trovata, diciamo, in epoca è stato il loro momento Disney, sì, la disneyficazione totale, diciamo subito post Sunshine probabilmente, cosa diciamo? Sì, allora a me fino a me Super Mario 64 piace. Beh, ma ha una sua cifra diversa. Esatto. Ma anche Odyssey ha una cifra diversa, addirittura Galaxy, per quanto mantenga un riferimento di questo, diciamo, look flagship molto pulito e medio, comunque poi i mondi sono una tripudio di immaginazione, quindi compensano, mentre invece qui nei New, diciamo, non qui ma nei New, i mondi sono sempre tanto proprio quella roba lì, sempre ripetitiva, senza sorpresa, a parte tipo il Van Gogh, il mondo di Van Gogh in Super Mario Wii U, boh, vabbè, però sì, ma niente di che. Allora, c'è da dire che quello per Wii U aveva a un certo punto, a livello di design, di level design, dei momenti veramente molto belli, soprattutto quello da giocare in co-op, ti ricordi? Che sì, quello di Luigi per Wii U, là, il Wii U erano dei livelli bellissimi. Sì, ma no, come level design della Madonna. No, le scelte stilistiche, sì. Sono livelli bellissimi, cioè sono alcuni dei più belli livelli in assoluto della storia di Super Mario. Quello del Wii U, diciamo che quello il Mario più Luigi... come si chiama, che è uscito anche su Switch, quello ha una raccolta dentro di roba, sì, incredibile, c'è ormai una teoria del level design sparata verso l'universo. Vai Babic, se solo avessimo una zin di libri, se solo ci fosse Kenobi's Books, Kenobi's potresti Books, scrivere l'aggiornamento. Sarebbe una bella idea fare Kenobi's Books. Ma sì, 10 pagine, ma cioè l'equivalente di uno speciale di NRU. C'è un overworld che mi sono pisciato completamente perché ho distratto. No, sono proprio tutti livelli in tromba. Bene. Bella questa anticipation che ti ha dato. No! Male. Lo so, l'ho riconosciuto, ma troppo tardi. Il magnetismo. Il Coloswap e Magneta mi ha full letale. Bello, però ci voleva un castello, dai. Cioè, quantità dei gettoni senza senso. Così, sempre tutti un po'... sì, un po' affastellati. A doppio passaggio. Là. E allora, però te odi. Bravo, perché cadono fisso per dare fastidio. Vabbè, devo dire che le coccinelline in Scanline sono quasi più belle delle coccinelline. Corri dritto. Mi piace che non hai corso, hai un no, po'... no, ho corso, è proprio che non corre così, sì, bene. Mi è andato un po' così, stavo correndo.
L'intenzione era quella. Questa musichetta con quei orchestra lit. Pim pim. Pim pum. Ah, stai per vincere una vita. Quasi, 98, sì. Va bene, dai. Posso solo vedere quanto è cattivo? Vai. No, ma non è cattivo, se sono riuscito a fare 3 livelli di fila. Ma non è cattivo perché, cioè, vabbè. E il controllo, sì, è quel fatto Luigi pazzo. Oh! No, spara, La sgommata di Luigi nel salto ti uccide le palle. La sgommata di Luigi in salto ti colora la vita. Allora, io vorrei qualcosa di Super Mario Laughs. Super Mario risate. È una roba da CEO. Quanto erano genitali? Quanti erano geniali? Wario. Scusa, non ho gli occhiali. Genitali di Wario. No, già questo inizio con i proiettili che arrivano alle spalle. Vedo subito della simpatia, comunque. Due colpi nel capocollo. Sì. È sempre il messaggio. Bowser, chiuso di baguette. Vediamo se uno serio, non è uno stronzo. Sento che stronzo. Puoi mangiare i nemici, sì. No? Quindi... Sì, no, mi stavo chiedendo se potessi. Bella. Guarda che contento che è. E devi andare su. Insomma. Ah, ho capito. Che brutto. Quello come si incastra. Gli ettili che spariscono, tra l'altro. Ah, ma i nemici, bello che appare e ti parla, mi piace. Ah, quella musichetta lì. Che piace al giovane e anche alla giovane. Bello, così. Che angoli, aggressivo. Qui ha lasciato il livello segreto che ce l'ha già. Che va? No. Per parcheggiarlo per lo sì, ma doveva essere grande. Sì, deve essere molto. Vabbè. Niente, ha fatto qualche cappella. Bravo. Ah, ciao Yoshi. Usti amare! Devi vivere! Arriva Yoshi, devi vivere! E vivi! Molto bene! Bene, insomma. Ho molta paura, ma invece... ma la barra che via! Spacchiamo le barriere di questi mondi digitali! Grazie Nico 8bit che ci copre di triangolini che ci esaltano. Grazie a Jubile Jubis che dice ciao. Sono interessato dall'esercizio stilistico a questo punto, la Moose Bush, che è il il pelo Yellow Palace. Vediamo cosa propone alla categoria Yellow Palace. Amore, attenzione. Vai, un colpo e una vita così. Ha messo talmente tante tartarughe che fa rallentare il Super NES, bravissimo. E così, per rendere ancora più divertente la cosa, fa apparire un milione di gettoni. Questo è abbastanza l'originale. Sì, però è con 200.000 cupa. Cosa potrei fare per superare la bellezza dell'originale? Ho avuto questa idea così. Un senso ghiotto. Però vedi che fabbrica di vita migliore. Buonasera anche al Cinghi _ non solo gaming. A me ne ha messo uno solo, a differenza di quell'altro. Il tocco di metterne 50 va bellissimo. Pip. No, te l'ha negato. Ah, la famosa golden. Sì. Blocker. Golden block shower, certo. Non piace a nessuno. Attimo. Chi si è appena connesso sappia che stiamo giocando a degli hack di Super Mario World. E quindi è quel tipo di persona lì, esatto. È quel tipo di persona lì, un po' stronzo. Va bene, devi saltarci sopra. Ho fatto una pessima scelta. Vai. Ma ci salti sopra. Sì, e vivi, e voli, e salti sempre più in alto, ancora di più. Ma molto bene, wow, ma che cose belle che sto vedendo. Wow. Questo è uno
Mamma mia, questo è un designer Airy Sky Reward. Che bella vita, che bel momento, più di una. No, hai fatto dei bellissimi numeri. Peccato non avere un cazzo di funghetto, una roba, no? Che almeno hai quell'armatura di Ghost and Goblins che piace ai giovani. E qua poi fai super niente. 12 vite, voglio dire. Vabbè, qua ho capito come si fa comunque. Vai, vai. No. Ok, controllo calibratissimo, va bene. Tua puttana. No, aspetta, aspetta. No, ma ho capito come si fa, vai. Controllo calibratissimo. Si va qua. 0,3. Perché non, questa è una cosa che non si considera mai nel caro vecchio Mario, invece è una cosa importantissima. Ma comodo Mario. Comodo c'è uno Yoshi da. Io faccio nutrisco lo Yoshi. Tu vieni qua e ti fai nutrire. Nutrimi. Bravissimo. Allarga la tua fauce. Eccolo. Poi una volta che hai fatto questo, fai così, ciao. E te lo porti indietro. E te lo porti dietro, una cosa che io tendo a dimenticare sempre quando gioco. E Yoshi ci cammina su quelle lì? Oh yeah. Oh yeah. Diciamo che cambia completamente il tono della cristianità. Sembra più o meno lo stesso tono. Ma perché? Basta, uccidilo. Ah, che io potrei vivere dentro questa carnite. Allora, no, per questo abbiamo provato Bermuda Triangle. Ashes 2K World Burning Up for You. Io lo voglio Burning Up for You. È di Nintendo, Salmonello. È ufficiale. Salmonello. Ah, l'abbiamo già giocato. Attenzione, ci aveva già tirato in passato. Eh sì. Buffo. E non abbiamo superato neanche un livello, volevo dire. Ulla madonna. Ah, ok, Kaizo. So Konami, ovvio. Sì. E il Kaizo. Vai giù senza pietà. Super Mario Logic. Sì, Super Mario Logic. Super Mario Rover. No, Logic. Guarda logic, che secondo me voglio capire cosa intende per Logic. Final Fantasy. Ma qua si va di scienza importante, ragazzi. Sì, madonna! Sì. C'è cioè, il lavoro sì. Qua qualcuno. Ma questo è Paper Mario. Attenzione, high production. Sì, production value duri. Mamma mia, ragazzi, qua c'è lo sbatti importante. Oh! Logic. Qui puoi capito? E adesso è Logic. È puzzle, è questo qua domani mattina me lo sparo tutto dritto. Vediamo, adesso il secondo livello non riesce a superarlo. Probabilmente. Ma promette molto bene. Eh sì. Ok. Allora. Questo è simile a uno che avevamo giocato l'altra volta. È ragazzi. Il 100 rooms, no? Sì, 100 rooms, sì. Però questo è tutto su capire la logica del puzzle. Devi uccidere un tot di nemici. No. Bene. Ben fatto. Fai wall jump e sei a cavallo. Forse puoi recuperare la P da sotto, saltando di sotto e tenendo premuto. No, poi. Però premendo select puoi rifarlo. Perché non hanno anche. Bravissimo. Ha fatto wall jump, non ho visto perché era in mezzo, ma. Ha fatto un super salto dal. Ti posso dire che uccidendoli, però, non succede un cazzo. Probabilmente dovevi usare il power e li avresti trasformati. Quindi premere select. Ok, sì, figo. Quindi tu devi prima andare su, poi trasformarli e poi non puoi più scendere giù. Esatto. Quindi non fare niente, fai così e prendi quei silver coins facendo dei salti ben assestati. Vabbè, giusto fare il salto. Come hai fatto questo? È così, di rimbalzo. Eh? È un. E poi non puoi tornare giù. Strano. Ci riesci a farlo prima che loro saltino sopra? No, perché veramente sono tre freni. Tre. Riesci ad andare su con quello? No. Sì. Magari non ci sono loro.
Ok, usalo. Non succede un cazzo. 3. Era vero che non si può superare il secondo stage. Questa è la logica. Però ha fatto quella figata. Allora, abitata somali appena appaiono, dice secondo un po' tutti in chat. È quello che appena... Vai subito. Vedi un po'. Grande. Ah, perché una volta che li hai presi, che ne hai tre, puoi passare da quei blocchi. Questo domani ti diverti, questo è veramente bello. Questo è bello bello. 6. Allora, questo è facile. 1. Puoi anche correre. E che se corro poi faccio un salto alto. Bizzarro, il secondo è la più difficile del, cioè questo è la più difficile. Ma non è che potevi passare da sotto da sempre, no. No. Perché non ne hai prese tutte. Non è, finché cioè tu puoi passare da quei blocchi solo se hai il numero di monete. Piuma. Esatto. Quindi bisogna prenderlo sul fiore. No, sulla piuma. Sulla piuma, ok. Vai. Ah, vabbè, tu sei. Ah, ho capito. Hai capito. Perché se no. Perché continua a cambiare anche fuori. Giusto? Bello bellone. Bello bello, la logica. La logica, molto serena. Sarebbe figo se avesse dei save. Colpire con colpire, esatto. Wow. Hai fatto la faccia del bambino dell'icona del PC. Molto bene. Un meme, uno dei proto meme più belli. Chissà cos'era, si sa sicuro. Si arrangia. Qua ovviamente. Vabbè, qua è, in realtà obietto parecchio il. Per adesso è. Sì, cioè obietto il non, cioè, mi sembra cioè, che. Cioè, o ha finito l'intelligenza, ha finito l'arguzia. No, ma qua non ti devi far abbindolare dal fungo, forse. Però no, sì, però insomma. Mario Logic. E qua devi fare il trucco di saltare e prenderli senza. Esatto. No. Da lì, no, devi salire sulla piattaforma, sulla seconda sì. Piattaforma. Dosaggius. Non ha cambiato la musica, quello tranquillo. E allora. Va bene. È troppo poteva semplice. Essere. Mettilo in mano alla level designer di Portal e vedi cosa esce. Portal. Esce fuori Portal. C'era uno che aveva fatto Super Mario Bros. Mod con i Portal? Sì? Sì. Gli ha tirato giù Nintendo dopo 5 secondi. No. Era troppo finito. Attenzione, la Ghost House. Non potevi saltare. Cioè, Super Mario Bros. Tutti i livelli uguali. Non potevi saltare, ma potevi avere a Portal. Quando è lì, non tre linee. Quando esatto, non è, tre cioè, linee. Ma è facile questo. Cioè, sì. Sciocchini. Però richiede il tuo bagaglio culturale di Super Mario World. No, è vero, è vero. Super Mario World logico. Sarebbe figo se salvasse, no? Così tu domani puoi cominciare da quelli un po' più hard. Del guscio non serve a niente. Esatto, la spiegazione è lì. Ah no, e Yoshi lo fai diventare di fuoco col guscio sì. E spari ai tre? Sì. Dalla piattaforma lì. Sì. Gold! Questo è bello, questo comincia a essere tencurato. Era quella indietro. Sì. Bello, bello, bravi. Non puoi avere. Easy peasy. Bello! Ora devi prendere i gettoni. Poi sacrificio. Questo era. Chissà se ripiombandoli in groppa ti sbagli e ti porta Yoshi nel prossimo livello. Mai più. Secondo me sì. Secondo me sì.
No. Invece no, addirittura il castello. Ui, interessante, eh? Avete segreti nascosti da qualche parte, come capita con i blocchi invisibili del castello? È Mario Logic. Dio madonna, che... Hai visto? Un mostro. Il Laviano ha capito subito. Perché lui c'è la Mario Logic. Avresti dovuto scrivere per le riviste dei videogiochi del Nintendo. Bravo. Tu hai la Mario Logic, lui un attimo la manualità, però... Comunque è poi interessante come... Beh, bello. Ma no, ma aspetta, ma fallo andare giù, che te frega? Eh no. Su. Tanto non puoi andare a camminarci sopra, o no? Sì, puoi camminarci sopra col trullallero. Ma sei piccolo. Ah, ci deve essere un fungo. Bellissimo che si altera quando sei vicino, è fantastico. Allora, se è così è assurdo. Forse lo devi bloccare da sotto per poi fare il salto su quella e risaltare sopra. Non ci arrivi fino alla... No, magari perché... c'è un fungo sopra. Però magari c'è un'altra serie di blocchi là sopra invisibili che ti aiuta. Secondo me sì. Prova ad andare sul aspetta, filo. Scusami. Se... Fallo andare giù. Esatto. Quello dico, lo blocchi giù così poi hai aria da... Ma lì non torna su. Perché va nella lava. Ah, vabbè, cadere giù e basta. E quindi, secondo me, bisogna fare questo. No, in realtà però non... No, sopra di lui. Sopra di lui. Se si può fare da piccoli, sì. Io non mi ricordavo che si potesse, ma niente sì. Ora, quando risale, salti sulla piattaforma e poi fai un salto ad arco, trotterellando. Devi saltare, appoggiarti sulla piattaforma. La Madonna! Performance! La performance! E quindi hai finito il castello. È bello questo! 7 basta. Quindi dobbiamo scegliere quello che ce ne ha 7, che è tipo questo. Vabbè, che cazzo. Però non mi piace. Dai! È bello che cioè, comunque ha dei picchi di. Sì, no, giusto, poi capisci. Fidarte dice sì, ma Marta non ha visto. Marta pensa che io sia scarso. Cosa che sono in realtà. Allora, qua. Lo devi prendere, lo devi. Bravi, mamma mia. Io avrei fatto la corsa con accucciamento e morivo. No, mi sta piacendo. No, ha bello, una sua. È garbato. No, questo è proprio bello. C'è del garbo. 4 monete. Ma. Ho 4 cioè, mele. Yoshi li mangia questi? No. No. In realtà, se io faccio così. Devi chiccare Yoshi in cielo. Fai mangiare quella sì. Merda di Yoshi. Fai mangiare. Merda io. Ma ne bastano due veramente? È uno Yoshi speciale? No. Parliamone. Bravo Yoshi. Però secondo me sono solo 4. Ho proprio no, lo devo usare per saltare. Clever. No, non puoi, devi dare. Ce l'abbiamo. Devi usare Baby Yoshi. In realtà mi basta. Prima prima bumpi dentro, poi entri dentro. Devi avere Yoshi piccolo per tirarlo addosso alla piattaformina. Prima è salito dopo 5, quindi mi basta fare questo. E adesso questo. Esatto. E questo. Esattamente. Però non ce li ho 4. Ah, ce li ho 4 monete, sì. E quindi. In realtà tu hai preso benissimo, giusto, contano le mele come monete. Che bello! Esatto, non è degno di stare in Mystery Borra, nel senso che non è molto borra, è più intrigante, è vero. Ah. 39. Ah, vai così, fino a lì, finché non li hai trovati. Ma c'è un trucco, no. C'è un trucco che bisogna cominciare dall'inizio, da su. Come? E andando poi a sinistra la cieca. Ma allora lo fai comunque.
Se è una linea così, sono tutti che li prendo. Ah, perché parte dall'alto, ok. Non mi ricordavo, però. Quindi mi sei visto. Bello, bello che questo. La borra. L'ore del buso del dottore, dottore, dottore dell'amore. Dottore, sì, dottore del buso del culo. Vai. Ah. Volevo con te che non mi rimettesse uno in più. No, beh, ma mica ti blocca. Dici che devi avere esattamente la sua. Ma andando avanti, secondo me. Sì. È logic board questa. Sì, sì. Categoria, sì. Ma è bello. Sono molto bello. Sta crescendo anche, cioè. Perché stiamo sviluppando un rapporto con lui. 8 monete. Vabbè, tutte queste monete qua. Questo è un po' di abilità. Devi aspettare che scendano giù. E poi a quel punto, con tanta pazienza. Se avesse avuto il tempo sarebbe stato interessante. Io avrei messo il tempo. So che Ugo non ama tanto il tempo. Ma ah, vabbè, ma qua poi è una questione che ci mettono il tempo che ce lo mettere. Quindi o è controllato. Sì, sì, un paio, un paio. Infernale, quindi una volta che hai risolto il fatto che devono scendere tutti giù, hai fatto. Colpisci con la chiave il blocco. Mi sa che non puoi fare con Yoshi. Eh no, non puoi. Allora, ho capito. Devi buttarti, esatto, devi buttarti giù da Yoshi, perché buttando giù da Yoshi, saltando sopra troverai dei blocchi. Io temo che sia peggio. No, secondo me devi prendere la chiave abbastanza in fretta da saltare sul uccellino all'inizio. Ustia madre. Finto, un uccello finto. Tira subito la chiave contro Yoshi. Esatto. Quell'uccello deve venire di qualcosa. Lo puoi colpire senza chiave? No. È un bug. Quando non appena è un bug. Non capisce. Mi pare strano che non ci siano altre porte, ma poi mi pare strano che ci sia Yoshi. La chiave devi usarla su Yoshi, e vabbè, questo abbiamo capito. Non c'è niente su che tu saltando, tipo in cima, anche di lato, trovi sui lati una piattaformina. E ovviamente non riesci a correre abbastanza in fretta con la chiave da liberare lo Yoshi e mangiarti l'uccello, vero? No, però potresti correre con Yoshi, mollare Yoshi che sputa la chiave che va a finire nella... ma non riesci a saltare così in alto. Tu non puoi ovviamente salire sopra Yoshi con... Aspetta, si può fare questo. Colpiscilo con la chiave. Devi usare il pipistrello con la chiave. Devi colpire il pipistrello con la chiave, chiccandola in alto. Yes. No. Fatto solo il suono, ma non io. Che senso ha? Che senso ha l'uccello? No. Comunque lui sta là un po'. Tu veramente non riesci a correre e sparare la è chiave. È immateriale, sembra quasi un bug. Cioè, se perché se no sarebbe risolto. Eh no, perché non, tu la devi sempre avere addosso la chiave per usarla. È quello che mi pare strano, non ci sia un cazzo di qualche roba. Cosa può fare Yoshi nella Mario Logic? Può fare questo. Puoi fare il trivellino? No. L'uccello col trivellino? Lanci la chiave, sali su Yoshi, salti da Yoshi, prendi la chiave. Secondo me è... ci avevo pensato, ma... Sì.
ha senso, eh? Ah, è, quello, è la roba giusta, ti dirò di più. Minchia. Ma devi farlo sopra io, devi fare tutto in linea, se no non ce la fai. Deve essere tutto, io mettere Yoshi dove c'è la chiave. Innanzitutto è. No, ma devi... Devi avercelo sotto il culo Yoshi. Eh sì. Allora, aspetta. Non devi mangiarla. Così. Esatto. Così. Benissimo. Bravissimo! È grande, chi che l'ha bello, detto? Però è bello! Ghost House! Molto bravo. Il Gerva, grande. Tre. Oh, alla fine è tutta borra borra, ma... Però vedi? Quella roba che prima era banale, adesso ha un layer. Cioè, sono solo... Dovrebbero essere messi in fila diversamente a sti livelli. Ogni tanto è buono, tipo adesso so. C'era uno molto mental. Cioè, dà un senso di ritmo mentale. 12. Prenderai il P e il P farà apparire sì. I gettoni. Da sotto. Ok. Devi portare il P sotto. Stia male. Bello, anche un po' di abilità, mi piace, mi piace. E vince! Con lui vince l'Italia! Ma è bello, è divertente! Sì, 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 sì. Ah, l'aveva detto Lugozzi, bravo Lugozzi. Ok. Devi scendere da quella più sotto. Bravissimo! Tutti i geni, cazzo, del Super Mario. È una specie di puzzle, il test attitudinale a scienze del Super Mario, questo. No, non è l'ultimo, però... Facciamo per le interviste ai candidati. Vabbè, scendi, ne prendi una, risali sopra la torre. No, volo. Cioè devi arrivare sì, da sopra a prenderla in modo tale da risaltarci subito sopra e andare dall'altro lato. La devi prendere in discesa in modo tale che esattamente no beh ce la fai sì, ce la fai o corri da sotto e prendi già da poi l'altra. Beh ti sei appoggiato devi subito. Arrivare che l'hai presa prima di toccare la piattaforma se no sei spacciato. Esatto. Esattamente. Esattamente. Questo è ok. Bello, bello, comincia ad essere anche un po' action. Anche perché al secondo ti chiede di rimanere sotto, se no non ci arrivi. Devi andare esattamente. Già devi stare là. Devo aspettare fino all'ultimo. Sì, questo è quello di lì. È il quiz della patente di Super Mario, bravissimo. Sti. Veramente. È veramente il quiz della patente. Ah, se salva e domani puoi continuare è una figata, se devi cominciare da capo è uno stronzo. Bravo. Prenderlo. Fai il salto senza accelerare. Bravo. Bravo, 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 bravo. Questi simili puzzle si possono creare in Super Mario Maker. Allora, secondo me il limite sì. Di Mario Maker, sì, le regole. Però devi fare un po' di... Lunar Magic è più bello. Cioè qui c'è un hack in Assembly con cui lui ha creato questi blocchi. Allora. Metti già la esatto, cosa giù. Esatto, e poi quando appare quello fa cose. E poi devi però anche non morire. Bravissimo, madonna. Ah, tu risulti bravo. Noi ci sentiamo qui intelligenti perché abbiamo capito. È proprio, ma è proprio rilassante, rilassante. Ma questo era proprio il giocare con una console in tre davanti a una tra TV. L'altro, che bello dice è. Retro Bigini, ma non avete i Salvini sull'SD 2NES? Ma sai che forse sì, ma non sì, ce li abbiamo. E allora, it's a win. It's a win! Vabbè, qua è facile, dai. Ma dove li becco le monete? Ma che monete? Non pensare a monete, guarda, uccidi quello e vai.
Tranquillo. Su. No, no, c'è da prendere il loro sgusciato. Ah, il fiore. Il fiore per il fiore per laserarli. Perché i fiori, esattamente, non, è, non più. I fiori. La prima fase in realtà si fa finta di non pensare se siamo bravi o no. Poi a un certo punto bravi! Ah! Cazzo! Però devo saltare. Saltare e devi pure prendere il gettone. Il gettone. Io continuo a chiamare i gettoni per colpa di Mario Bros. Penso. Salta sul posto. Salta dritto in alto. Anzi no, devi saltare verso il... Madonna. Devi chissare le tartarughe. Esatto. Bravissimo. Sì, sì. Qua inizia a essere qua, qua... uno step up sull'azione, sì. Sull'azione richiesta. Qua c'è Kawashima, ha detto basta, adesso la tua, il tuo lobo prefrontale viene stimolato. Tra l'altro in quattro direzioni diverse, formano una svastica se vuoi. Bravo. Bravo, bravo, questa è due, questa è due. Però c'è questo, questa roba, ne, lo provo ancora una volta, che è infernale, senza cazzate. Dovrà succedere. Però non è male, ok. Questo in realtà è la tecnica. È la tecnica. Allora, qua dovresti cercare di prenderli al centro, perché hai più spazio di liane per riacchiapparti mentre stai cadendo giù. Come safe zone. Bravissimo. Esattamente. Però non stanno tutti al centro. Conta anche come ti aggrappi alla liana. Quando salti, lui tu è, devi... è nel versante con cui hai preso la liana. Se lo ricorda il maledetto. Bella. Questo tanta pazienza. Questo tanta pazienza. Tanta pazienza. Tanta pazienza. Che non abbiamo, vero? Tanta quindi. Pazienza. Ultimo. Salva. Come si salva con SNES? Bravo. Vai, 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 vai così sereno. No, non c'è abbastanza niente sotto al culo. Ma guarda che il problema è che lui non deve agganciarsi, però... deve buttarsi giù. Sì, ma deve poi... avere lo spazio poi per avere della liana su cui riattaccarsi. Ma se lui dall'esterno salta verso l'interno? Sì, sì, sì. È dura perché deve saltare completamente a sinistra. È grandissimo! Porta a casa un'altra volta il risultato a metà. Bello alto, bello figo, bravissimo! Bisogna lasciarsi cadere dopo averlo preso. Lasciarsi cadere, è proprio, c'è una rendevole cedevolezza quasi di matrice asiatica. L'ha toccato lui, asiatico! Molto grande, molto asiatico, se la piglia il culo. No, da qua, dai. Perché no? Grande! Ho avuto molta paura. Io mi stavo per buttare giù, io mi buttavo giù a quel punto. Bravissimo. Siamo su uno SNES vero, ebbene sì. Adesso no, secondo sì. Me 10 livelli facili. Eh sì, eccolo qua. Come si salva? Qualcuno mi controlla la shortcut per la SNES? A me pare fosse... Attento che qua devi risalire. Capito? Qui devi farti un pattern. Devi farti un pattern. Esatto, bravo. Giù, giù, bravissimo. 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 Bravissimo, che comunque cercava di farti succare perché sì. Molto bello. Allora, sono le istruzioni per salvare, grazie Nico. Anche perché sono le 23:22, come passa il tempo quando ci diverte. Allora, aspetta. Questo è strano. Save states. To you, ok. Allora, start più L, start più R. Grazie. Delicatissimo. Ah, ma devi avere il firmware 1.1. Ma no, ma ce l'hai, prova. Vediamo un attimo, adesso andiamo lì a Super sì, Mario. Sì, sì, salvato, solo è uscito in maniera un po' brusca. Super Mario... Non c'è, in realtà c'è una... l'ho cancellato. Ciao. No, perché sa stato chissà che il nome del cazzo SMV Super Mario Logic. Super...
era vicino a... Non è mai esistito. Eccolo adesso. Eccolo. Eccolo. Quindi adesso per caricare, select start L. Ma che bello. No, no, c'è, ti tiene. Vabbè, ma allora... Ma che sciccheria. Questo è per darti fastidio. No, non lo puoi fare? Ma guarda che dura. Ah. No, c'è il tempo per... Ah, perché il coin resta ma non vale se finisce il tempo. Perché il coin permane, non scompare. Ma sei goloso. Non è che devi andare entro il tempo. Cioè, avrebbe senso, eh. No, così si fa. Suca! Devi lurarlo. Devi rurarlo. Devi lularlo dentro. Devi rullarlo. Non andare così veloce, devi lurarlo. No, devi. Non andare giù. Non andare fuori, perché sennò c'è la nota che ti blocca, capito? Sei geniale. Mi sa di fare tu andare giù, perché se si sveglia poi. Esatto, vai. Bravissimo. Vieni, merda. Benissimo. Ah, la soddisfazione di un lavoro ben esecuté. Ma che bellezza. Execué. Comunque questo qua domani andiamo avanti. Domani mattina. Appuntamento a che mattina con super questo. Rilassante, super bello. Bene, bene, sono molto soddisfatto. Questo è... Va bene, adesso smetto. Fa ancora questo, scusa. Questo è proprio relaxing finale perfetto. Finché scoprirai che non sono 99. O peggio, che sono 100 e che quindi ti azzera. Attenzione, guarda bene. Sarebbe fighissimo se sono in realtà 100 e quindi... 4, sono 5. 100. Geniale. Geniale. Ah! Beh, bravo, dai, bravo. Bello. Bellissimo livello di però allora, questi sono 8. Non c'è nessun modo per... Sì, basta. Però in realtà cavere, mi basta quello. Questo esatto, qua ho fatto. Fatto, bravissimo. Devo dire che veramente fin dal titolo si capisce che uno. Ma io voglio sapere, magari dopo cerchiamo su internet, ma insomma, non può essere passato inosservato questo hack. Deve aver vinto premi mondiali alla sagra del Super Mario amatoriale. Cioè, questo qua. È bello, bello. Ta 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 ta. Ma bello, bello. Blue Scarf dice quel blocco nota di prima è la quintessenza della cazzimma, esattamente, proprio la cazzimma. Dammi qua un po' di action. Sì, ma devo farlo in un ordine, faccio così, così, poi... Giù? No. No, secondo me quella in mezzo è l'ultima. Quindi fai da una parte. Puoi volare? No. Allora, tanto questi qua sono... Cadono, certo. Non volevo assolutamente. Sì, fare buono, questo. Buono. Appena mi sono mosso. No, giù, giù subito, giù a sinistra e poi salti su. In realtà. Ok, ce l'ho. Ok, in mezzo su, bravissimo. Poi salti qua. E poi succhi malissimo, esatto. Devi saltare o da quella più in alto, quindi. La prima parte è giusta, poi devi cadere però su. Non quello, devo. Esatto. E puoi aspettare? Bravissimo. Va bene. Chiudiamo perché sono andiamo avanti all'infinito. Ma quanto cazzo è bello! Questo è il The New 100 Room come roba, no? Cioè, però senza quel grippo arcade. Mamma mia. Ah, qua dice che ha 94 livelli. Eh sì, sono il numero di livelli praticamente il Gerva. Ed è amato, è apprezzato? Io me lo auguro. Ok. Figo. Very figo. Tempismo perfetto. Eh?
Che stronzone. Ma guarda, attenti, questo per domani è bellissimo per iniziare. La mattina ancora un po' stanco. Porco dottono. No, bello, bello. Un bel che si chiama John Cazzimma, quello che l'ha inventato. Potresti anche provare a 9. Bravo. Questo era molto bello. Adesso l'ultimo. Basta. E andiamo. No, dobbiamo andare. Ugo, devi prendere la metro. Ugo. Ce n'è ancora per parecchio, però. Allora, si chiama Super Mario World Logic. Ghost House addirittura adesso. Devono essere tutte dentro. Easy. Più dentro. Bravissimo. Bravissimo. Lui, bravissimo quello che ha fatto. Ma bello. Oh, bello. Adesso lo smetto, ma... Sono 94 livelli. Molto bello. Bello, quindi domani... Siamo arrivati a... Siamo al trentesimo. Ma che bello! Ti riserva pure, ma no, ma stigosissimo. Bene. Chiudi. Resisti. Chiudi, chiudi. Allora, facciamo un gesto. Amici, amiche, avete visto una serata Kenobi's Watch by Night. Il 18 dicembre ci sarà un concerto di Andrea Babic e anche con Bellotta. Non e fai anche... niente, scusa, non ho capito. In effetti potrei anche, in effetti ora che ci penso sono anch'io. Ecco, certo. Fai questa, mi sembrava di aver saputo che anche posso aprire per te. No, okay. Facciamo qualcosa, se in qualche modo lo facciamo. Faremo cose. Comunque, il 18 di dicembre vado domani sera a vedere il locale in cui lo faremo, per vedere che si possa fare e tutto. 18 dicembre, se non volete perdervi a nessun costo l'invito, o meglio non l'invito, la comunicazione, sul nostro Telegram, potete, cioè, seguite Telegram, fate punto esclamativo Telegram e potete appunto iscrivervi. E, allora, Alberto Dev, sì, in via del tutto eccezionale sarà in diretta su Twitch, nel senso che per me la regola dei concerti è che sono hic et nunc. Ma in questo caso è la nostra tradizionale festa della community di fine anno. Invece che farla da qua, la facciamo in un luogo pubblico, così ci possiamo vedere, possiamo avere tutta quella dose di raduno che questi due anni ci hanno negato. Quindi qua sotto fate punto esclamativo Telegram, sì, Blue Scarf a Milano. Ci saranno delle sorprese e degli annunci molto importanti. Quindi è vero, sarà un concerto molto interessante. È vero. Io consiglierei a tutti, ed però. È il momento in cui scoprite che Babic in realtà vuole solo vendervi Tupperware. Esatto. Uno dei Tupperware. E questo Tupperware per contenere le vostre cartucce del NES con una bicicletta a cambio Shimano. Esatto, 12. Pensa che bello sarebbe se li attiriamo tutti e poi gli vogliamo solo vendere della roba. Ma roba di merda. Roba di merda. Saponette del 2018 secche. Tra l'altro abbiamo finalmente il timbro di Kenobi's Watch, quindi possiamo... Un gadget che molti vorrebbero. Con il mio indirizzo. Esatto, questo è il mio indirizzo. Amici, mi sono mancate queste serate, amiche. Grazie per essere stato con noi. Io sono Kenobit, lui è Babic, lui è Surgo. Bentornato Surgo, ci grazie sei mancato mille. Tanto. Mi siete mancati anche voi. Sei mancato tanto. Spengo la TV, spengo l'OSSC, che si comporta gran bene, eh. Quanto è costato? Un botto. Botto di soldi. Credo che si comporta bene. Adesso c'è RetroTink 5X che tipo costa 300 bombe. Ma perché? Però non capisco. Cioè, io lo so che Bellotta e Bigini. Però io onestamente. Non è, cioè non conta quanto costa il tuo scaler, ma come lo usi. In realtà lo so che io. Tanto non lo so usare. Lo uso proprio come un gorilla. Martello, certo. Sì, sì. E, bene, amici e amiche, vi ringrazio per essere stati con noi.